l'attività degli artigiani, incredibile. Diceva, sarà ancora l'acqua della Pescara, c'ho a casa. Io ricordando queste parole, che è molto, molto bello, molto profondo. La saggezza di tutto stava là, dire il rota con paustare, dicendo un dolce non grave, parlando in queste giovani sbagliate. L'ombra di sto stampa, valutata dentro a sta società, può fare da trave il regge istruttore di sta nave, che cola picca a mezza la calata. Per la purezza e l'umiltà di cuore, sa fare sonne come un paradiso, fedele alla famiglia e al lavoro. Sopra le labbra affiora il sorriso che nasce dalla fede, allo Signore, per una più grande umanità divisa. Capite? Divisa l'umanità che lui voleva. È molto bello. Dunque, io sto per arrivare alla fine, volevo leggere, signor Sì, se mi consente. Sì, consenti. Maravigna. Una poesia bellissima, ci sarebbe qui, ripeto, ci vogliono giorni, io devo fare meno del decimo di quello che avevo pensato, però non posso fare a meno, e Fabio lo sa, dove stai Fabio? Non posso fare a meno, dopo, per chiudere, di leggere questa che è sbalorditiva. Adesso, voglio leggere dagli inediti, usciti nel 93, con un lavoro meraviglioso fatto dal professor, dunque, come si chiama, Vittoriano Esposito di Arezzano. Questo volume è uscito per iniziativa della Regione Abruzzo, vero Raffaello? È sotto legge dell'Istituto di Dialettologia dell'Università dell'Aquila. Il professor Vittoriano Esposito fece un lavoro straordinario, dividendo e raccogliendo la poesia a gruppi a seconda dei temi, ma rispettando la volontà del poeta che aveva lasciato scritto. Non scritto. Questo componimento non è un sonetto. Uno, due, tre, quattro, sono cinque quartine, ma di una bellezza che io mi ricordo quando stavo a Bologna. Ecco Gabri, che era insomma, presente anche, era lei un po' la natura della. Era attrice della vicenda raccontata dalla poeta. L'orsacchiotto di velluto. Lisandro è un orsacchiotto di velluto che quattro zampe e non sa succi fine. Non pare d'occhi verdi cristallina, una bocca che si apre e si richiude. La fia me, che se la porta in braccio come una pupa, niente creatura, mo se le sbatte in braccio per le mura, mo te le trascina in nostro fonacce. Gli va lo bagno dentro lo vaccile, per l'assugare la penna lo balcone, l'incipria la coccia e lo gruppone, gli pettine le orecchie in ghile pile. E sto sacchiotto propriamente buono, in che l'occhio verde di cristallo si mette sempre a coccio capo a balla, non sarebbe mai alla padrona. La chiappa, la richiappa, la ritira, gli dà un pizzicotto per ti aspetta, se dove piagne se ristregne in petto e per la pena caccia un sospiro. È meraviglioso. Questo è il componimento di 1, 2, 3, 4, anche qui 5 quartine, tutte endecasillabi, quindi non è un sonetto che è fatto di 14 sillabe, ma è di una straordinaria forza che io quando lo vidi rimasi senza fiato, anche adesso ogni volta che lo leggo, come faceva, che cosa fa il poeta? Lui ha detto dall'inizio, quando dice che la gente lo prendeva in giro l'idea perché lui voleva fare il poeta, era il capomazzo, no, dei suoi coetanei fanciulli. E dice, mamma che strada, monta queste montagne piene di prete, spine di cantone, dove sta solo poche peticagne, cioè impressi di uomini, parla mangiamo in giù, mamma che strada, monta queste cantone, eccetera, eccetera. Poi dice appunto il concetto della difficoltà dell'ascesa della montagna, ma del fare il poeta, cioè di scrivere. Credete, è una cosa straordinaria, difficilissima. Io che non sono un poeta, ma piace la musica, la poesia, eccetera, beh, non si dorme la notte. Peppino ha passato mesi, anni, insonni. E io sono stato testimone. Quando abitavamo nella prima casa, Raff, ti ricordi papà che ebbe quella crisi, una specie di stiramento dei tendini, dei muscoli, rimase a letto 2 o 3 giorni con una stanchezza straordinaria. Fu quell'epoca in cui io, scartabellando, adesso sì, ritrovai 20-30 sonetti che lui teneva da tutte le parti. E la fatica poetica è micidiale. Ecco perché Peppino, io credo,
il suo cuore fortissimo, potentissimo, ha ceduto di fronte a una fatica immane per rimettere tutti insieme questo lavoro. È stato stroncato dalla fatica poetica, perché in fondo, quanto aveva? 74 anni? 72. Poteva avere una di 10 anni, almeno, chissà quante altre cose, comunque è già in paradiso. Lui cosa fa? Chiama per nome, e conoscitore pazzesco qual era, tutte le parti della nostra montagna. Peppino è stato un grande innamorato della montagna, dice, è sempre presente nella sua poesia due grandi ispirazioni, il Morrone e la Maiella. E c'è una terzina meravigliosa che io vorrei leggervi, poi però, ecco, conchiusa, prima questa e poi quella. Che scingio, chi sei tu? Immagina che venga interrogato dalla montagna, dalle persi, diverse parti della montagna, mentre lui la ascende. Quindi che vi fa qua? Chi sei tu? Come ti permetti di venire a paragone nostro? Cioè la difficoltà del salire, di inventare, di creare delle cose eccezionali. E cosa ho fatto? Che scima ad un manetto montamare? Che scima ad un manetto femmina morta? La serra carracina, sto qua rara. Ma parla, non te non si schiotta? Che sci, dice la tavola rotonda, perché tu fosse tarra sti gigante? A qua l'ucele e l'ultimo orizzonte diventa spazio e musica lucanda. Che sci, dice scontrosa l'acqua vive, che gnogni traversa sta catena e luce canna l'argente vivo, monte cavalli in brie e tena frena. Che scende, dice lo pesca fra le cone, ad oggi da casa l'udemonia, che dalla cima del Reportone di notte cala a bosco Sant'Antonio. Gli sottondonato lo poeta, poeta, perdonatemi, i sottondonate della zona, poeta che ha cantato l'orrone, bevenne crullata la mammella della mamma di tutte, la Maiella. Soltanto questo non è il caso di leggere, perché poi ancora lo finisco, ma io ho riportato, perché non lo trovo adesso subito qui, una terzina meravigliosa che il poeta fa in un sonetto, credo di Cannelloni, credo, non ricordo bene, ed è questo, ecco, verso la fine, che io uso qui come espressione di augurio, è molto profondo. A voi chi siete polmon sperse, figlie d'Abruzzo, dell'Andalo mare, vi benedica sempre la Maiella. E questo è sempre. Bravo Sergio. Ringraziamo